Metro, cosa ci racconta quella follia in famiglia? Venerdì scorso ad Avellino Aldo Gioia è stato ucciso a colpi di coltello. La figlia Elena e Giovanni, il suo fidanzato, avevano pianificato la strage dell'intera famiglia. Dovevano morire anche la moglie e l'altra figlia più piccola. Il motivo sarebbe che il papà si opponeva alla loro relazione. Questa spiegazione è credibile? Mentre ascoltavo la notizia alla radio, la mia mente è subito corsa ad Erika e Omar, i fidanzatini di Novi Ligure, che nel 2001, anche loro a colpi di coltello, uccisero madre e fratello di lei, sperando di poter ammazzare anche il padre. Dopo 20 anni, il movente vero, in una cornice di assoluta follia, è apparso del tutto chiaro. Con la strage che loro credevano di poter facilmente attribuire a dei ladri, avrebbero eliminato gli oppositori del loro amore, ereditando tutti i beni familiari. Credo che ad Avellino non sia andata molto diversamente, visti i tanti punti di contatto, persino quello dei coltelli. Solo persone totalmente slegate dalla realtà possono pensare che si creda ad una tesi tanto sciagurata. Ma proprio il terrore di non saper affrontare la ruvidezza della realtà, l'incapacità di reagire di fronte ai no, pare essere il movente profondo e misterioso di questa follia. Però è cosa di sempre. Non è colpa dei giovani d'oggi, della DAD e del Covid. È la terribile e folle fragilità della condizione umana.